Questo video è stato sponsorizzato da Tridom! Perché regalare un albero significa sognare insieme un pianeta più verde. E in questo caso potreste anche vincere un'avventura in Tanzania. Come? Andate in descrizione per scoprirne di più o ci vediamo a fine video per i dettagli. Sono bloccato! Ciao ciurma, it's me, Barba Scura. Ax! Se siamo qui significa che sul canale principale è appena uscito il secondo video di Scienza Brutta dedicato alle orche. Che emozione! Che io avevo detto che sarebbe uscito a breve. Breve. A breve indica qualsiasi cosa. Da qui a... fra 3 anni. Non avevo considerato che ci avremmo messo un po' più di un mese per il montaggio. Porca vacca di mare. Che una volta vede il risultato finale e mica ci pensa. Mica lo sa. Che io stasera la sto preparando da più di un anno. Un anno di studio e missioni per scoprire vita, morte e miracoli di sti cetacei a paffini. Ma oggi sono qui per raccontarvi da cosa è partito tutto questo. Perché c'è sempre un incipit. E precisamente quando il Barbascura del passato si è fatto venire questa idea di merda, non solo di andare a conoscere le orche, ma anche di nuotarci nel mezzo. Insomma, di fare snorkeling. E magari di non morirci male, però. Ed è per questo che sono venuto in Norvegia, accompagnato da altri valenti membri di questa ciurma disagiata. Benvenuti al resoconto della nostra missione a Skjervøy. Comunque posso dirvi che io raramente mi sono sentito goffo come in questo momento. Quanta paura c'è? Che bello. No, paura zero. Paura di congelare tanto. Meno 16 gradi. Sto perdendo l'udito qua. Basta! Stanno già tirando come dei pazzi! Vai Balto! Cazzo! Cazzo! Frena! Ah! Dio mio! Vai Balto! Lui sta cagando. Sta cagando violentemente. Ti prego, andate avanti. Lascia un po' il freno, ti scongiuro. No, cazzo. Lascia un po' il freno, fanno andare un po' più avanti. Che questo è pazzo. Questo ha cagato e spinge. Ah! Vorrei mostrare a tutti lo stato del mio scaldacollo. È diventato tipo duro come la pietra. E aspe, arma! Cosa dici di esperienza? Benissimo, non sento più le mani ai piedi, ma ne valsa la pena. Grazie Temu 1, grazie Temu 2, grazie mille Temu 3, grazie mille Temu 4. Quanto hai cagato. E grazie anche a Temu 5. Complimenti. Vabbè, ma cominciamo dall'inizio. Come poteva iniziare il nostro viaggio, se no con un ritardo? Per arrivare dove stiamo andando siamo passati da Tromsø, baciati da un freddo che per un pugliese come me è considerabile illegale. Solo il meglio per noi, l'hotel qualità. Ma a Tromsø le orche non ci sono più. Da anni che non ci sono più. Si sono spostate seguendo lo stock di Ring e adesso si trovano nei dintorni dell'isola di Skjervøy. Skjervøy si scrive così. Si scrive male, pare un tatuaggio maori sta cosa. Il problema è che da qui inizia il circolo polare artico. Insomma, fa freddo il culo. Mortacci vostra, orche, potevate andarvene a Campomarino. Ma se le orche stanno là, noi dobbiamo raggiungerle. Quindi ci siamo imbarcati sul famoso Hurtigruten per attraversare i fiordi. Cheers. È un video ovviamente. Oh, siamo belli pronti. Stai chiedendo, capitano? Ma che cazzo? Abbiamo capito, capitano. Se vuoi ti spieghiamo. Hai capito, capitano? Norvegia. Che faccia della Norvegia. Comunque, siamo in Norvegia. Inutile dirvi che speravo di beccare anche un'altra cosa. Speravo di beccare l'aurora. Anche perché mi sono un po' rotto le palle di tutti quegli amici che ritornano dai viaggi e mi mostrano delle fotografie fuori di testa che parlano uscite da Shutterstock. Ma come si fa? Perché tutti fanno ste foto e io invece c'ho queste di foto, ah? Non è normale. Lì in Norvegia ho scoperto un'app che controlla l'attività solare e ti dice qual è la percentuale di beccare l'aurora, no? Ecco, noi avevamo una percentuale del 12%. Quel giorno, 12%. Eppure lì vedevamo gente che si avvicinava ai vetri a spiare, no? Non capivamo. Noi stavamo là a giocare a Cards Against Humanity e questi stavano cercando roba nel cielo. Non capivamo. Io non vedevo una ciola. Poi finalmente siamo arrivati a Skjervøy. Ho alzato la testa e sono rimasto di merda. E
stata la prima aurora che abbia mai visto ed è stata anche la più bella della mia vita. Ma non per il discorso che essendo la prima è per forza la più bella, proprio perché era assurda. Io un'aurora come quella non l'ho mai più beccata, eh. Oh, lo dico a quelli che non hanno mai visto un'aurora: l'aurora non è verde come nelle fotografie, in genere è bianca. Tu vedi delle strisce bianche vaghe nel cielo, fai la fotografia, poi la guardi e nella fotografia ti esce verde, no? Quelli che in genere fanno le fotografie non ve lo dicono, però è così. In genere sì, è vago, non vedi bene. Ma in quel caso, assurdo. Cioè, in genere, tra l'altro, per vedere l'aurora devi stare lontano dall'inquinamento luminoso. Cioè, lontano dai lampioni, lontano dalla città, lontano da tutto quello che emette luce in generale. Ecco, lì noi vedevamo l'aurora verde, fluo, nonostante avessimo il lampione puntato in faccia. Che è una cosa impossibile, cioè, non è possibile sta cosa. Ma poi verdissima e si muoveva, assurdo. Incredibile. Vabbè, ma torniamo alla nostra missione. Ci siamo, sta per succedere. Mi sento un'ostetrica. Una delle mie più grandi paure nel gettarmi nelle acque artiche era ovviamente il freddo. Perché non so se ve l'ho detto, ma lì fa freddo in culo, letteralmente. Mi stavo cagando sotto. E io mica lo sapevo che nelle mute artiche è previsto che tu entri con tutto il cappotto da neve. Sono bloccato. Con tutto il cappotto. Bellissimo. Bello. Bella, bella, una merda. Cioè, non si respira una ciola, niente. Non riusciamo a respirare. C'hai sta cosa strettissima. Poi capisci, tu sei tutto imbottito. Sta cosa è proprio stretta, ti preme ovunque e non riesci a respirare. Ma poi pure al collo, ai polsi. C'hai uno strato di gomma così super stretto, perché ovviamente non può far entrare l'acqua. Però è strettissimo, tu non respiri. Quando te la metti, panico. Cioè proprio è previsto e da manuale che tu abbia un attacco di panico dopo aver indossato la tuta. Infatti sono uscito, ho trovato tre dei nostri che stavano là a boccheggiare così. Io me la sono messa e ho cominciato ad avere palpitazioni, panico puro, mi sono seduto. Ho cercato di tranquillizzarmi, andrà tutto bene, 10 minuti e passa, tranquillo. E in tutto ciò ovviamente ho sbagliato anche tutto nell'abbigliamento, tutto. Però ovviamente l'ho scoperto dopo, perché, cioè, per non avere freddo cosa ho fatto? No, perché ho pensato è un'idea geniale, mi sono preso tutti i calzini che avevo e me li sono messi in successione, no? Cioè, avevo tipo 5-6 calzini così spessi, proprio. Ho detto così i piedi stanno al caldo, no? È la cosa più sbagliata che si possa fare, perché in questo modo non circola il sangue e tu crepi di freddo. Ora magari qualcuno di voi lo sapeva, perché va in montagna. Io sono pugliese, non ho un grande rapporto con la montagna, vorrei avercelo. Sto provando a recuperare, però al momento non ce l'ho e quindi sono morto di freddo. Morto. Al momento c'ho la t-shirt, aiuto, la maglia termica, la maglia tecnica da neve, il sottomaglione di pile, il maglione di lana. Mamma, rinoceronte sta partorendo. Wow! Ok, sono pronto. Allora, oggi sono previsti meno 20 gradi. 25 ha detto. Meno 25 gradi, scusate. Con un bel venticello piacevole che renderà tutto molto più bello. Non lo sta picchiando, sta cercando di mettergli un guanto. Dai! Ti prego! È forte! Avete un ultimo messaggio da lasciare ai posteri? Scusate ragazzi, è stata un'idea di merda. Comunque vabbè, siamo partiti. E com'è stato? Ho avuto freddo in culo. Una cosa surreale. Cioè, io non ho mai avuto così tanto freddo in vita mia. Anche perché in quella regione della Norvegia, a dicembre, ci sono tipo 5 ore di luce nella giornata. Quindi siamo partiti mostruosamente presto, perché all'ora di pranzo è già buio come se fosse notte. Temperatura 22 gradi. Ma dato che c'era un vento assurdo e soprattutto eravamo in gommone, percepiti meno 36. Una cosa che non auguro a nessuno, specialmente con tutti quei calzini, perché mamma mia, una merda proprio. Cioè, non si muoveva niente, le falangi si staccavano. Ripeto, non ho mai sentito così tanto freddo in vita mia e non sto scherzando, non è per esagerare, proprio top one proprio. E sta perlustrazione è durata 4 ore, 4 ore di agonia pura. Perlomeno abbiamo visto un fottio, ma proprio un fottio di orche. Ma la nostra missione ovviamente era fare snorkeling, quindi buttarci e nuotare con loro. L'abbiamo potuto fare? No, no. Perché il mare era mosso ed era molto pericoloso, senza considerare che tutti i pod di orche che abbiamo beccato ci avevano un piccolo tra di loro. E non lo ripeterò mai abbastanza, le orche non attaccano l'essere umano, però se c'è un piccolo, magari c'è anche una madre incazzata, non si sa mai, comunque meglio non rischiare. E quindi non ci siamo buttati. C'erano anche le megattere, in teoria anche con quelle puoi nuotare, però visto che sono un pochetto grosse, se ti pigliano per sbaglio con la coda sei morto, quindi no, forse meglio no. Poi, tragedia nella tragedia, ho scoperto un'altra cosa che ignoravo completamente sulla tecnologia, cioè che le batterie si scaricano completamente quando fa freddo, completamente. Avevo tipo 13 videocamere, tutte morte nell'arco di 5 minuti, tutte. Però, visto che sono intelligente, ho portato il drone. E che vuoi, non far volare il drone? Che idea di me. Delirio per farlo volare, a un certo punto finalmente vola e
a mezz'aria e non risponde più ai comandi. E che cazzo. Cioè praticamente potevi salire e scendere ma non andare avanti, dietro, destra, sinistra, quindi l'ha bloccato là. Noi stavamo andando dritti, ho detto boh, ci raggiunge, niente, è rimasto là. Ho dovuto dirottare il gommone. Non abbiamo recuperato, non ci credevo manco io. E insomma, 4 ore così, disagio completo, siamo tornati sconfitti. Ricapitolando, è freddino. A questa temperatura l'attrezzatura elettronica non risponde. Quindi il drone non si muoveva più, per poco ho rischiato di perderlo. E il case della GoPro è esploso. Mentre la GoPro si è rifiutata a priori di accendersi, perché evidentemente a quella temperatura non lavora, diciamo, si rifiuta, è entrata in shop. La Reflex, d'altro canto, si è accesa, però si è bagnata, si è inzuppata, come se fosse caduta in acqua, tanto che c'aveva proprio un pezzo così di ghiaccio e si era formato davanti all'obiettivo, quindi perfetto. Io non so come sia sopravvissuto a tutto ciò. La giacca completamente bagnata, la borsa con l'attrezzatura completamente bagnata. Ho avuto conferma che evidentemente odio me stesso per avere certe idee di merda. E quindi nulla. Beh. Ok, era andata male, ma poi quella sera siamo usciti e guardate cosa abbiamo trovato. Cioè di notte, in qualsiasi momento ci affacciavamo fuori, beccavamo l'aurora, una botta di culo scandalosa. Perché ho iniziato a pensare, beh, vuoi vedere che in fondo è il mio giorno fortunato. Tornando in albergo mi sono reso conto di aver perso la chiave della mia stanza nella neve. E la chiave è una scheda bianca. Una scheda bianca, quindi sulla neve. Caduta a un certo punto, mi ho capito. Avete perso un dente. Vaffanculo. Abbiamo passato tipo 2 ore a cercare. Ero stanco a merda, freddo il culo. Mi ero già rassegnato a dormire sulla moquette. Quando un eroe di nome Luca ha tirato fuori una torcia UV e mi ha salvato. Eroe Luca, ti amo. Mo per dire, Luca è venuto con me anche in altri viaggi, tipo in Costa Rica o in Namibia. Inizio a pensare che lui sia l'unica ragione per cui non sono ancora morto. Ma come potrete capire dalle mie parole gentili per il freddo in culo locale, mi ero ripromesso che non avrei mai, e dico mai, ripetuto un'esperienza tanto terrificante in vita mia. Mai, 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 mai! Ed è proprio perché sono una persona coerente che, come potete vedere, ho mentito a me stesso e al mondo. Sì, sono uscito pure il secondo giorno. Sono un masochista di me. Mi sono detto, se adesso io non vado a fare sta roba e come minimo gli altri si buttano, poi rosico male. Mi porterò per sempre, per tutta la vita, sto grandissimo rimpianto. Quindi, ok, freddo in culo sia, riproviamo. E la sapete la cosa bella? Ne è valsa la pena. Perché le acque erano un po' più calme e questa volta abbiamo beccato anche qualche orca adulta. Abbastanza curiosa. Perché curiosa? Perché hanno iniziato a fare spy hop nella nostra direzione. Se avete visto Scienza Brutta saprete che spy hop è quella tecnica per cui le orche emergono con la testa dall'acqua molto silenziosamente per spiare, per guardare cosa succede sulla superficie. E ci hanno guardato. È stato un po' come guardarci negli occhi. Ci è sembrato un buon segno. E visto che queste orche erano abbastanza curiose, ci siamo tuffati. E questa è la ripresa che abbiamo del tuffo. Ebbene sì. E la GoPro che avevamo in mano si è scaricata. 4 secondi di ripresa. Si è spenta. No, no. No. Però abbiamo vinto. Cazzo che l'abbiamo fatta. Un capitano. Amico capitano. Grazie. Non ho fatto niente. Ma com'è andata? Appena tuffato, ho guardato davanti a me e c'era un'orca adulta enorme, delle dimensioni di un pulmino, che ci guardava. Ma sarà stata a 5-6 metri. Era là, però. Ha fatto una cosa pazzesca, perché ci ha guardati. Nel frattempo ha iniziato a girare mentre ci passava da sotto, sempre guardandoci. Continuava a guardarci. Dopodiché, così come l'abbiamo beccata, si è allontanata perdendosi nell'acqua torbida e nera del mare artico. Raga, di là, di là. È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita. Non so quanto sia durato, magari pochi secondi, però è stato incredibile. Quindi sì, ne è valsa la pena di morire di freddo in culo. Ne è valsa la pena di tutto. Mo pensateci, se avessi deciso di non riprovarci, pensateci quanto starei rosicando adesso. Ah, e comunque con le mute artiche si galleggia ed è scomodissimo. Senti salvagente praticamente. E dato che ve lo starete chiedendo, ma in acqua faceva freddo? No, faceva più caldo, perché l'acqua non era congelata. Dato che l'acqua ha una temperatura di congelamento, l'acqua
pura congela a 0 gradi centigradi, se quell'acqua è liquida significa che aveva una temperatura superiore allo zero. Ora, l'acqua di mare, dato che è salata e altre impurità, non congela a 0 gradi centigradi, comunque più o meno è quella. Raga, comunque ce l'avevo davanti e poi è passata sotto. Ah, l'hai vista? L'ho vista perfetta. Quindi l'hai vista? Perfetta. Wow. La GoPro mi è morta. Raga, comunque ho un acquario qua. L'avete ripreso? C'era? Perfetta. Bellissimo. Dai, guarda bella presa. Dai, era sotto. Cioè, cazzo, era sotto di noi. Che è passata sotto voi. L'avete vista sotto? Ragazzo, c'avevo davanti e guarda qua. No, vabbè. Sai invece quando ci siamo pentiti di esserci buttati? Subito dopo, quando sali sul gommone, poi riparte, tu sei bagnato. Puoi morire col freddo in culo. Insomma, che dire, siamo riusciti a realizzare la nostra missione di nuotare con le orche, abbiamo beccato l'aurora. Che vuoi di più, una fetta di culo? L'ultimo giorno, rilassati della nostra vittoria contro le avversità e il freddo in culo della vita, ci siamo persi per Shervoy. E abbiamo trovato un'altra cosa incredibile, una baita, lì. Completamente libera, chiunque la poteva usare. Perché sì, c'hanno le baite pubbliche i norvegesi, capito? Con sta vista incredibile e con la stufa. Sto in petta a Christ, lasciatemi qui per sempre. Birre conficcate nella neve. L'ultimo pezzettino. Ti dirò che le cozze non sono fantastiche. Sì. In effetti mi aspettavo almeno in pantaloncini. Vedi come sta mangiando. Questo viaggio è stato organizzato con i miei amici di Eco Way Travel, con cui da allora collaboro. Abbiamo organizzato insieme un sacco, ma proprio un sacco di viaggi che ancora devo montare, tra l'altro. Hasta la procrastinazione sempre. Tra qualche giorno partiamo per il Vietnam, poi ci sta l'Uganda, il Sudafrica, il Madagascar, un sacco di Africa quest'anno. Io comunque quando ci sono viaggi di gruppo vi avviso sempre nelle storie, oppure potete controllare sempre direttamente dal sito barbascura.com. Tra parentesi, lì ci trovate pure tutte le date degli spettacoli, così non vi perdete niente. Te l'ho detto. E ora lasciatemi ringraziare il nostro sponsor Freedom, un'azienda che ormai conoscerete tutti molto bene, perché non è un'azienda, sono proprio amici con cui collaboro da anni e quindi ci tengo particolarmente. E quando regali un albero a qualcuno, comunque ti assicuro che ci fai un figurone. Anche perché Freedom non si impegna solo a piantarli sti alberi, ma anche a farli crescere. E voi riceverete costanti aggiornamenti di come i vostri alberelli se la passano. E se da una parte c'è la speranza di rendere il mondo un posto più verde, dall'altra c'è anche il risvolto sociale. Freedom coltiva gli alberi in 17 paesi del sud del mondo, selezionando i vari alberi da piantare in modo da preservare la biodiversità locale e collaborando a stretto contatto con le comunità e con tutto ciò che ne consegue. Quindi parliamo di lavoro, dignità, equità sociale, anche perché le supportano queste comunità, insegnando loro tutto quello che serve, dalle tecniche agroforestali ad anche solo la gestione del budget. Tutte queste cose arrivano a cascata ed è tutto partito con il tuo semplice click. E quindi Freedom si è chiesta: ma perché a sto punto non diamo la possibilità di farli visitare questi progetti? Ah, facciamo vincere a qualcuno la possibilità di andare a vedere gli alberi che abbiamo piantato. Concorsone! Tutti quelli che entro il 25 dicembre avranno piantato un albero avranno la possibilità di partecipare all'estrazione e vincere un viaggio per visitare il progetto agroforestale di Freedom in Tanzania. Mica a Rocca Raso! Incontrerete le comunità, gli ecosistemi locali, la biodiversità e l'impatto dei nostri alberi piantati. Anche perché, oh, noi della ciurma abbiamo piantato veramente un pottio di alberi, non so se ve lo siete detto. Immagina se a Natale regali un albero a tua madre e quella si ritrova un biglietto per la Tanzania. Hai svoltato. Tra l'altro, piccolo spoiler, l'anno prossimo io e un nostro vecchio amico viaggiatore partiremo proprio per visitare quel progetto in Tanzania, perché ci interessava particolarmente. Quindi, boh, non sappiamo ancora le date, ma è possibile pure che andiamo insieme, quindi vedremo. Comunque in descrizione trovate tutti i link. Buona fortuna, piantate alberi, regalateli, fate quel che vi pare. L'importante è che rendiamo il mondo un posto più verde.